Valorizzare il proprio patrimonio artistico e culturale per il Sovrano Ordine di Malta non è solo un impegno, ma è anche una missione con cui comunicare i suoi 900 anni di attività al servizio di chi ha bisogno. In quest'ottica è stato portato a termine il restauro della chiesa di Santa Maria in Aventino presso la villa magistrale del Gran Priorato a Roma, un luogo che solo lo scorso anno ha registrato ben 7.200 visitatori. Patrimonio storico, artistico nel percorso di 900 anni è vasto, questo è chiaro, però il gioiello, diciamo, del nostro patrimonio artistico è certamente la chiesa di Santa Maria dell'Aventino, quello che noi chiamiamo la chiesa madre dell'ordine, una chiesa che riflette la presenza dell'ordine a Roma da circa 800 anni. E quindi è una continuità incredibile che è sede del Gran Priorato di Roma da circa 600 anni ed è ancora sede del Gran Priorato. La chiesa cinquecentesca di Santa Maria in Aventino nella seconda metà del 1700 fu interessata da un profondo intervento di rinnovamento ad opera dell'architetto veneziano Giovan Battista Piranesi, che ripensò la struttura inserendo elementi tipici dell'arte barocca e neoclassica del tempo. Osservando l'interno della chiesa, appare chiara l'intenzione del Piranesi di creare una camera funeraria in onore di gran priori e gran maestri, attraverso un'iconografia propria al mondo egizio, etrusco e romano. Ma attraverso dei raffinati stucchi, Piranesi racconta anche al visitatore la storia e i valori dell'ordine. Il recente restauro, compiuto da restauratori e maestranze tutte italiane, ha permesso di riportare alla luce anche la cromia originale, così come l'architetto veneto l'aveva pensata. Il bianco e il giallo ocra, a cui si aggiungono le ombre create dagli stucchi che conferiscono all'insieme eleganza, solennità ed estro. L'arte può essere un modo per comunicare anche questo spirito umanitaristico dell'Ordine di Malta? Senz'altro, specialmente l'arte che forse abbiamo lasciato a Malta. Allora gli affreschi di Mattia Predi nella chiesa di San Giovanni, la chiesa conventuale dell'Ordine, insegna lo scopo dell'Ordine, rappresenta l'assistenza data ai malati, rappresenta i santi e i beati dell'Ordine attraverso i secoli. Ma questo è un patrimonio che adesso appartiene all'isola di Malta, non a noi. Certamente l'impegno di conservare questo patrimonio è notevole. Il Sovrano Ordine di Malta attualmente realizza progetti a carattere umanitario in 120 paesi del mondo, grazie ai 13.500 membri, agli 80.000 volontari e ai 42.000 medici, infermieri e paramedici che operano anche in contesti difficili o di conflitto armato.